appena terminato il primo tempo tra New Generation e Selezione. Si è stato parziale 2-1 per la New G. Scutto al volo. No, ti prego, è tornato Gentile, eh? Ma mai come stasera meriti, cioè, almeno la prima partita, hai fatto un gol assurdo che sicuramente l'ho preso benissimo. No, e secondo me entrerà nella top 3 sicuramente di se non è il primo denuncia Max. Primo. Okay. Che gol hai fatto? Come ti è venuto per la testa di calciare così? La palla arrivava, ho detto o tiro o perdiamo la palla e ho tirato, ho fatto gol. Va bene, buon secondo tempo. Grazie. Partita apertissima. Esposito. No, Emanuele. Tutti e due, dai. Sicuri sei da squadra. Nonostante 2-1, siete partiti bene, poi cosa è successo? Poi è successo che hanno fatto un gol che secondo me entra negli anali del calcio. Vabbè, quello è come il Napoli, un gol di prima, sotto all'incrocio dei pali. Il più forte è la squadra loro, poi. Esagerato, vabbè. Una bella partita combattuta, abbiamo avuto qualche occasione noi, qualche occasione loro. Sarà sicuramente un bel test, secondo me. Chi vince? La Selezione. Va bene, bocca al lupo. Siamo nel posto partita del match New Generation Selezione, big match in questa giornata Super Cup nona edizione. Siamo con i migliori in campo, Iovine per la New G e Antonelli per la Selezione, che ha vinto questa gara 6-4. Parliamo prima con Iovine. Iovine, è stata una bellissima partita, soprattutto nel primo tempo, molto equilibrata. Poi come mai non siete riusciti a ottenere il risultato positivo? Non lo so, sicuramente gli avversari erano bravi. Quindi è una bella partita. Anche perché siete arrivati sul 3-3 a un certo punto, l'avevate presa? Sì, mi sembra di sì. E poi non lo so, loro sono i giocatori più bravi, forse hanno meritato questa vittoria, hanno fatto più occasioni di noi. E noi siamo stati bravi, ma speriamo che ci rifaremo alla prossima. Sì, comunque rappresentate due delle squadre sicuramente più forti di questa edizione e ve la giocherete fino alla fine per vincere. La New G oggi è tornato anche Gentile, come hai trovato la sua prestazione? Buona, voleva fare meglio diciamo, però ci accontentiamo, magari speriamo che li rincontreremo e vinceremo noi stavolta. Commento velocissimo sul gol di Scotto. Mamma mia, che giuro. Mamma mia. Azzeccato, veramente, ha fatto un gol incredibile. Ti salutiamo, ciao, io vine, buttato col posito. Adesso parliamo con Antonelli, grande partita davvero la tua, la Selezione forse ha trovato oggi una squadra all'altezza per la prima. Una partita equilibrata, sì. Però alla fine ha vinto la squadra che meritava. Giusto. La squadra più forte. Sì. Dovevamo giocare già la settimana scorsa, la vittoria doveva essere a tavolino, però... Avete preferito giocarla, sì. Perché poi alla fine bisogna divertirsi. Diciamo con tutti. Va bene, come ti stai trovando con Molto bene, squadra? È una squadra che gioca a calcio, giocano palla a terra. Una squadra che è compatta, che comunque può dire la sua in questo campionato. Sicuramente siete tra le favorite, vuoi fare una dedica particolare? Dedico questa vittoria al mio amico Francesco, che già è partito per Torino per andare a vedere il big match. Per il big match, beato lui, speriamo bene, mica Juventino. No, assolutamente. Lo raggiungerò stanotte, anche io andrò. Poi anche tu. Certamente. Va bene. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi, alla prossima. Antonio, non c'è...